Le fonti Fast Finance, nuova puntata con la finanza a portata di tutti. Oggi il nostro ambito di indagine, d'azione, barra formazione è il trading. Facciamo subito una premessa. Ogni piattaforma di trading offre una vasta scelta di oscillatori e indicatori per aiutare il trader a identificare i più importanti livelli di prezzo, ma purtroppo spesso questi non vengono sfruttati a dovere. E quindi va innanzitutto chiarita la sostanziale e fondamentale differenza fra i primi e i secondi. Naturalmente non posso spiegarvi da sola tutto questo, oggi mi faccio aiutare da Enrico Jay. Enrico, ben trovato. Ben trovato a te Manuela, agli amici in regia e chiaramente a tutti gli ascoltatori un saluto. Allora, tu sei sostanzialmente il professore, io faccio un po' d'assistente, perché insieme a te e insieme ai nostri telespettatori voglio capire di più. Il titolo è quello che vedete in sovrimpressione, trading appunto con gli oscillatori o con gli indicatori. Enrico, partiamo proprio da questa fondamentale differenza, che cosa cambia da uno all'altro? Sì, cambia sicuramente moltissimo. In primis va ricordato che fino a qualche decennio fa il trading stesso, quindi l'operatività in borsa anche di brevissimo periodo, addirittura intraday, veniva svolta senza che esistesse ancora la borsa telematica e quindi senza piattaforme, senza il web e quindi senza tutta quella serie di strumenti tra i quali troviamo proprio gli oscillatori e gli indicatori che oggi sono invece a portata di tutti, addirittura anche con gli smartphone, con le app, si può avere quindi su uno schermo molto piccolo tutta questa ridda, possiamo dire così, di strumenti e hanno una funzione estremamente importante, ma vedremo adesso anche distinguendoli come questa funzione debba essere sfruttata a nostro vantaggio e non a nostro svantaggio. Oscillatori e indicatori sono due famiglie di strumenti paralleli e diversi che non si toccano. Perché? Perché gli oscillatori, proprio come dice il nome stesso, oscillano in una fase di prezzo sul grafico senza andare a rilevare una direzionalità precisa del prezzo stesso, ossia oscillano in una fascia, spesso in una figura che può essere un rettangolo di prezzo, quindi in una fase in cui c'è assenza di trend, per cui oscillano senza prendere una direzionalità chiara e quindi sono ottimi da usare appunto quando il grafico dimostra l'assenza di un trend. Viceversa, gli indicatori si chiamano così proprio perché indicano la presenza di un trend sul grafico e questo può valere sia per gli oscillatori che per gli indicatori su qualsiasi time frame di prezzo. Sta al trader saper gestire l'insieme di tutti questi strumenti, saper scegliere spesso anche in un ambito strettamente confidenziale quale preferire e quale invece può essere non della sua, chiamiamola, comfort zone. Questo perché? Perché purtroppo da il non averli si è passati ad averne talvolta anche troppi e si va verso un aumento. Perché? Perché chiaramente ogni piattaforma che nasce può anche essere implementata, nasce predisposta per avere sempre più il contenitore di questi strumenti ampio e ognuno di noi, se in grado addirittura con un minimo di nozioni di programmazione, può crearne ad hoc alcuni, e sul web si trovano tantissimi forum di ragazzi più o meno giovani che programmano, creano e addirittura vendono degli indicatori ad hoc personalizzati per chi ne fa richiesta. Questo, come dicevamo, può essere da un lato un vantaggio, ma spesso può portare addirittura ad avere della confusione, ad avere dei grafici con troppi strumenti che poi distolgono l'attenzione principale che dovrebbe sempre essere focalizzata sul prezzo. Ti faccio subito due domande che poi sono due in una, visto che l'obiettivo è anche, anzi soprattutto quello di fare formazione. È corretto dire che anche per chi vuole approcciarsi al mondo del trading, chi non è già esperto, insomma, chi vuole iniziare a muoversi nel mondo del trading, è fondamentale conoscere questa distinzione, cioè un po' la base della professione? È assolutamente fondamentale, perché ci sono due possibilità di operare: o utilizzare la esclusiva price action, quindi esclusivamente focalizzarsi sul prezzo, escludendo totalmente
questi strumenti e quindi può essere una prima via. Ma solitamente, avendone molti a disposizione, è naturale cercare un aiuto, una conferma utilizzando qualcuno di questi strumenti. È però fondamentale utilizzarli in combinazione, ossia non ha senso utilizzare magari sul grafico tre oscillatori e nessun indicatore, o viceversa metterci solamente degli indicatori. È bene, secondo me, utilizzare, lo vedremo già da subito con un primo grafico. È bene utilizzare o uno o l'altro, o ancora meglio, lo vedremo nei grafici successivi, utilizzarne magari due, quindi un oscillatore e un indicatore, sapendo di volta in volta su quale di essi focalizzare Quindi l'attenzione. lezione numero uno, saper riconoscere quale utilizzare. Quindi bisogna avere la sensibilità giusta per utilizzare uno o l'altro. Andiamo con il primo grafico, Enrico, così lo dimostriamo anche praticamente. Esatto. Vediamolo. Sì. Io nel primo grafico ho riportato il titolo italiano ENI e in questo caso ho inserito semplicemente un oscillatore che è forse il più usato, comunque tra i più famosi tra i trader, e parlo dell'oscillatore stocastico. Faccio una brevissima premessa: stocastico significa aleatorio, casuale, quindi già questo ci deve mettere in allarme che non ci sono oscillatori o indicatori infallibili. Ci sono oscillatori e lo stocastico proprio diciamo nella sua parola ci conferma che è un oscillatore che lavora sulla statistica e quindi statisticamente funziona, cioè vuol dire non sempre funziona. In borsa non c'è nulla che funziona sempre, ma ci sono degli strumenti che statisticamente nel medio periodo, se sfruttati con buon senso, offrono dei buoni risultati. Qui vediamo lo stocastico che è al di sotto del grafico. E è un insieme di due medie, di due linee che si muovono ravvicinate una tra l'altra e in questa fascia che vediamo, in questo rettangolo al di sotto del prezzo, abbiamo isolate due zone cosiddette di ipercomprato, che è la fascia estrema in bianco al di sotto del valore di 20, di ipervenduto, scusate, e poi abbiamo invece l'ipercomprato, che è la fascia in alto, che è al di sopra del livello di 80. Ok. Cosa significa? Significa che in una fase in cui, come vediamo, non c'è un trend chiaro perché il prezzo si muove in un ambito di un canale che ho isolato con delle trend line, vediamo come ogni volta che il prezzo va, ad esempio, a testare la parte superiore, la parte più alta del canale, contestualmente l'oscillatore stocastico si vada a trovare in quella fascia bianca in alto nella sua sezione, la cosiddetta zona di ipercomprato. E quindi in una fase in cui non c'è un trend chiaro, perché il prezzo tende a muoversi anche nel medio-lungo periodo più o meno lateralmente, vediamo che ogni volta che le trend line vengono toccate dal prezzo, troviamo lo stocastico o in ipercomprato o in ipervenduto e questo ci conferma che quelle trend line sono ben posizionate. E quindi al loro test ci dà i segnali di ingresso al rialzo nel caso appunto lo stocastico sia sotto i 20, quindi in ipervenduto, o viceversa, quando il prezzo le testa nella parte alta del canale, troviamo lo stocastico in ipercomprato e ci dà quindi un segnale di ingresso al ribasso, confermando appunto la bontà delle trend line. Allora, abbiamo visto differenza tra oscillatori e indicatori. La lezione numero due è quella di cercare di sviluppare sempre più questa sensibilità per cui dobbiamo scegliere o uno o l'altro. E adesso vorrei fare il passaggio ulteriore, Enrico. Vorrei capire insieme a te se è sempre necessario scegliere, cioè noi dobbiamo sempre scegliere tra oscillatori e indicatori o possiamo, come dire, mixarli insieme? Possiamo mixarli nel senso di inserirli in contemporanea sul medesimo grafico e se passiamo al grafico successivo possiamo vedere un esempio. E parliamo appunto in questo caso del grafico dove abbiamo evidenziato il prezzo di Safilo, altro titolo italiano. In questo caso, oltre ad aver inserito al di sotto del prezzo l'oscillatore stocastico e quindi un oscillatore che funziona in assenza di trend, abbiamo poi inserito al di sotto dello stocastico un indicatore, in questo caso, quindi uno strumento che ci indica se c'è o meno la presenza di un trend. Un indicatore che si chiama ADX, che sta per Average Directional Index, e questo indicatore funziona in un modo estremamente semplice. In primis va detto che l'indicatore
non ci dice se il trend che è in essere è un trend rialzista o ribassista. Semplicemente ci indica che c'è una forza di un trend. Poi chiaramente noi se abbiamo il prezzo in salita lo vediamo subito che è un trend rialzista o viceversa. Nell'esempio sul grafico di Safilo, vediamo come sulla destra dove io ho scritto guardo stocastico, perché ho scritto guardo stocastico? Cosa voglio intendere? Voglio intendere che in quel punto in cui il prezzo è evidenziato con il giallo, è un livello di supporto e vediamo come sulla sinistra del grafico quel livello supportivo è un livello di prezzo che appunto il prezzo stesso ha sentito e da lì potrebbe rimbalzare. Cosa devo fare io? Prima di entrare pedissequamente al rialzo semplicemente perché quel prezzo si trova su un supporto, devo statisticamente scegliere, capire se quel supporto viene validato, se quel supporto è affidabile, a che cosa faccio riferimento? Andrò subito a vedere, visto che il prezzo è in discesa, se c'è un trend ribassista in atto e quindi un trend ribassista, lo dice la parola, tende a essere persistente. E quindi andando a vedere la DX, vado a scoprire che l'indicatore ADX mi segnala la assenza di trend. Perché? Perché quando l'ADX è sotto al livello di 25 ed è la linea nera che abbiamo orizzontale proprio sull'ADX, quando l'indicatore è sotto al livello di 25 mi dice che non c'è un trend in atto. Quindi io non guarderò l'indicatore ma guarderò lo stocastico. In quel caso lo stocastico è in una zona di ipervenduto. Quindi come per il grafico precedente di ENI, io ho uno stocastico in una zona corretta per entrare long, il prezzo è su un supporto e l'ADX mi dice che non c'è un trend ribassista in atto, sono in una fase di trading range, quindi mi posso aspettare un rimbalzo e difatti il prezzo va a salire. Successivamente vediamo come nella parte più alta del prezzo di Safilo, dove abbiamo l'altra evidenziazione in giallo, io ho una resistenza perché quello stesso livello era già stato testato precedentemente. Cosa succede al trader neofita? Che trova la resistenza e dice adesso il prezzo tenderà a scendere e quindi probabilmente potrebbe essere tentato dal mettersi al ribasso, ossia di aprire una posizione allo scoperto puntando su una discesa. Ma anche in questo caso, quando io vedo un livello sensibile di prezzo, prima di agire vado a vedere se l'indicatore ADX mi dice se c'è o meno un trend. In quel caso vediamo che, al contrario di prima, l'indicatore è ben sopra il livello di 25, quindi mi dice attenzione, sei su un livello di resistenza, ma c'è un trend rialzista in corso. E quindi io non guardo lo stocastico come indicato nel grafico in questo caso. Ok. Perché? Perché lo stocastico mi lavora quando non c'è un trend. Invece qui il trend ce l'abbiamo e di fatto il prezzo rompe bellamente la resistenza. Questo ecco, è il modo di fare uno switch proprio visivo tra i due strumenti e utilizzare, ascoltare quello giusto nel momento giusto. Esatto, infatti, perciò in un caso ascolteremo uno e in un caso ascolteremo l'altro. Abbiamo portato i primi due esempi con i grafici, Enrico, attraverso dei titoli. Domanda, possiamo magari fare un altro esempio sul Forex? Certo, possiamo passare al grafico successivo dove abbiamo isolato la coppia regina del Forex, quindi euro-dollaro, e utilizzando anche in questo caso sia l'ADX che lo stocastico, vado a vedere che in un livello in cui ho un supporto statico, sia orizzontale, molto molto chiaro, in quel mentre già lo avrei potuto intuire vedendo che il prezzo veleggiava sempre sullo stesso livello, ma per sicurezza l'ADX lo vado a vedere e lo trovo sotto a 25, quindi non ho un trend in atto. Lo stocastico su quel supporto è in ipervenduto e quindi è in un punto corretto mentre il prezzo poggia su un supporto e quindi mi dà, scusate, mi dà un segnale di ingresso al rialzo. E Ok. anche successivamente nel supporto
più a destra nel grafico, medesima situazione, l'ADX veleggia sotto i 25, quindi mi dice attenzione, non c'è un trend in corso, il prezzo è in una fase di trading range. E quindi dovrò vedere lo stocastico. Di nuovo lo stocastico si trova in una fase di ipercomprato e come nel primo caso, in maniera gemella, utilizzando correttamente diciamo in combinata ADX e stocastico, io so se posso entrare o meno. In tutti e due i casi l'ingresso long si rivela corretto. Ci sono delle altre possibili combinazioni, abbiamo visto, no? Da una parte oscillatori, dall'altra indicatori, il fatto che possiamo comunque utilizzarli contemporaneamente. Altre combinazioni, Enrico? Beh, la combinazione forse più classica e sicuramente anche più conosciuta dell'ADX ed è quella che quasi tutti i trader, soprattutto all'inizio, ma poi anche più avanti, seguono e utilizzano, sono le classiche medie mobili che possono essere poi tarate a seconda della tipologia di trading che si fa, quindi trading di brevissimo, di medio o di lungo periodo. Possono essere esponenziali, semplici, adattive, triangolari, quindi c'è una serie infinita di possibilità. Io qui ho isolato sul grafico di un altro titolo italiano, Prysmian, due medie mobili semplici, la 20 e la 50, che sono medie, diciamo, classiche per chi fa un trading multi-day di non lungo periodo, e vediamo come la media mobile tenda ad attirare il prezzo, ossia ogni volta che il prezzo su questo grafico fa come per allontanarsi dalla media mobile, ne viene poi calamitato. E questo è quello che ogni media mobile fa. Perché la media mobile a 50 ci dice che negli ultimi 50 giorni il prezzo mediamente è stato dove passa quella media. E noi vediamo come il prezzo non riesca poi a discostarsi, in questo caso, dalle medie mobili. E quindi non ho la presenza di un trend ben definito, proprio perché il prezzo, non avendo un trend, una forza rialzista o ribassista, non riesce a staccarsi dalle medie mobili. E quindi ogni qualvolta che io ho poi un livello e lo vado a individuare con le trend line che ho inserito, quindi trend line che anche con poca esperienza si possono vedere in questo caso perché sono trend line chiare, non sono molto difficili da tracciare o da scovare, sono dei livelli che già a occhio si possono con un minimo di esperienza vedere. Ogni volta che il prezzo si riavvicina a questi livelli e quindi non dimostra la forza di un trend, in quel caso lo stocastico va a individuare come quei livelli siano livelli oggettivamente validi, li va cioè a validare. E quindi vediamo che quando il prezzo sulla sinistra, ad esempio, testa due volte la trend line più in basso che abbiamo sul grafico, per due volte lo stocastico si è in zona di ipervenduto, confermandoci possibili ingressi long. Anche successivamente al centro del grafico vediamo come il prezzo vada, dopo una salita, a retestare perfettamente la trend line orizzontale, peraltro con una candela di stampo rialzista, quindi con un hammer, comunque con una pin bar, e in quel caso anche lo stocastico è in ipervenduto. Quindi lì abbiamo un supporto che viene testato con una candela di inversione rialzista e con uno stocastico che è nella giusta posizione per cercare un ingresso al rialzo. E quindi vediamo che senza mettere 1000 oscillatori o indicatori o incredibili numeri di medie mobili, con due strumenti semplici si può fare trading in maniera molto molto semplice. Volevo sottolineare, chiedo scusa Manuela, Sì. sulla parte sinistra del grafico Sì. abbiamo la trend line supportiva, non la più bassa ma quella superiore, che viene testata al centro due volte come resistenza. Si faccia caso, come in quel caso, lo stocastico che è evidenziato con le due ellissi gialle, la seconda ellisse sia leggermente più bassa rispetto alla prima, ossia abbiamo anche una divergenza ribassista. Quindi lo stocastico ci aiuta anche con una divergenza a validare un segnale short in questo caso. Dunque, per andare a conclusione, ripartendo dalla premessa di partenza, appunto principale, con la quale abbiamo iniziato questa puntata di Le Fonti Fast Finance, Enrico, noi abbiamo piattaforme di trading, ciascuna delle nostre piattaforme offre una vasta scelta di oscillatori e indicatori per aiutare proprio il trading, deve essere un aiuto per il trader per identificare i più importanti livelli di prezzo, ma bisogna mettere in atto una strategia che possa far sfruttare al meglio questi indicatori oscillatori, altrimenti diciamo così sbagliamo già in partenza.
Esattamente, io credo che sia la prima cosa da fare individuare con delle trend line i livelli a occhio più importanti. Indicatori e oscillatori li debbono validare, confermare. Se c'è un trend non si guarderà l'oscillatore, se non c'è un trend si guarderà l'oscillatore e in base a quello si opera. Grazie Enrico G, lezione terminata, poi vedremo di farne altre per andare mirati sulla formazione e sull'educazione, soprattutto nel mondo del trading. Anzi, ne approfitto per dire a tutti i nostri telespettatori che se avete voglia di indicarci anche quali sono i temi e le questioni che volete approfondire, possiamo insomma, aiutarci in questo modo, quindi possiamo avviare sempre di più questa collaborazione, questa interazione. Grazie Enrico G. Manuela, grazie a te, un saluto al tuo staff e a tutti gli ascoltatori. Alla prossima. Grazie naturalmente per averci seguiti, queste le fonti Fast Finance, alla prossima puntata, lezione.